La nutrizione in gravidanza è importante perché un'alimentazione varia e uno stato nutrizionale della mamma adeguato sono elementi fondamentali per prevenire alcune complicanze materno-fetali. I nutrienti sono in grado di influenzare lo stato di salute e di crescita durante la vita fetale nell'infanzia e fine in età adulta. Quindi è importante che le mamme capiscano che possono iniziare ad alimentare bene i propri bambini prima ancora che nascano. Un'alimentazione varia e equilibrata è importante in gravidanza. Potremmo suddividere la giornata alimentare in colazione, pranzo e cena, con la presenza eventuale di due spuntini che ci possono aiutare ad evitare di arrivare troppo affamati al pasto principale. Un esempio di spuntino sano può essere una porzione di frutta fresca, quindi di stagione. D'estate possono essere delle fragole o delle albicocche, quindi ad esempio 4 albicocche. D'inverno può essere una mela, una pera o dei kiwi o l'arancia, quindi frutta ricca di vitamina C. Altro esempio di spuntino sano può essere la frutta secca a guscio, quindi noce, mandorle o nocciole, dei cereali integrali, quindi ad esempio dei cracker integrali, oppure 2-3 quadratini di cioccolato fondente. Il cioccolato fondente contiene polifenoli ad azione antiossidante, quindi se superiore al 70% e in una grammatura di 2-3 quadratini al giorno potremmo inserirlo come spuntino. Dieta ideale che consigliamo alle mamme è la dieta mediterranea, perché è quella che si associa a migliori esiti positivi e a un giusto corretto equilibrio tra i nutrienti. Quindi è un'alimentazione ricca di alimenti vegetali, sicuramente regina frutta e verdura, scegliendo possibilmente quelle di stagione perché sono quelle più ricche di vitamine antiossidanti. Poi altri composti vegetali importanti sono sicuramente la frutta secca e i semi oleosi, che sono ricchi di fibra ma anche di micronutrienti importanti. Cereali, preferibilmente quelli integrali, in chicco, quindi non solo pasta e pane, quindi frumento, ma variando proprio la tipologia e il tipo di farina, quindi mais, orzo, grano saraceno, farro. Pesce. Il pesce consigliato in gravidanza è il pesce di taglia piccola, pesce azzurro, quindi via libera ad acciughe, aringhe, allo sgombro. Anche il salmone è un pesce ricco di omega 3. I DHA, questi acidi grassi essenziali, sono importanti in gravidanza per la prevenzione dei parti pretermine e per uno sviluppo corretto visivo e neuronale. Legumi. I legumi sono una fonte importante di proteine vegetali e di fibra, quindi che rallentano l'assorbimento degli zuccheri e aiutano anche il transito intestinale. È una dieta povera di carne rossa e carni trasformate e di zuccheri. Quattro consigli importanti. Primo, non saltare la prima colazione. Chi ha questa brutta abitudine è più predisposto a sviluppare sovrappeso e obesità, quindi direi un'abitudine importante in gravidanza da riscoprire. Potremmo scegliere per colazione uno yogurt bianco, greco o uno yogurt di soia, che andremo ad arricchire con una fonte di carboidrati integrali. È importante che la colazione ci dia anche sazietà a lungo termine e sia comunque energetica. Quindi dei cereali integrali, l'avena ad esempio, o del pane integrale tostato. Potremmo aggiungere una confettura di marmellata con una buona percentuale di frutta, quindi direi superiore al 70%. Potremmo utilizzare, importante, la frutta secca e i semi, quindi semi ad esempio di sesamo sono molto ricchi di calcio, la frutta secca, quindi noci o mandorle. Potremmo aggiungere della frutta di stagione, quindi attraverso dei centrifugati, delle spremute o aggiunta all'interno del nostro yogurt, e un paio di volte a settimana, perché no, una colazione salata, quindi un paio di uova a settimana, soprattutto delle uova di qualità. Secondo consiglio importante, riduci il consumo di sale. Questa è una buona norma in gravidanza, quindi poco sale, preferire quello iodato, e utilizzare al posto del sale invece via libera alle spezie e alle erbe aromatiche. Terzo consiglio, evita le bevande zuccherate, quindi direi soprattutto in gravidanza, per evitare la comparsa del diabete gestazionale, evitare tutti i prodotti che contengono molto zucchero, in particolare le bevande zuccherate. Quarto consiglio, ricordarsi di bere, quindi almeno 1,5 litri d'acqua, ma a seconda della stagione direi anche arrivare a 2 litri. Ricordarsi di bere è fondamentale. Se la mamma non ha l'abitudine a bere, potrebbe utilizzare ad esempio delle tisane calde o fredde a seconda della stagione, senza zuccherarle, oppure eventualmente dei centrifugati di frutta o di verdura.
Nonostante la dieta mediterranea sia assolutamente adeguata, è bene importante tenere sotto controllo due micronutrienti, il cui fabbisogno aumenta in modo importante in gravidanza, quasi il doppio, e sono l'acido folico e il ferro. L'acido folico è importante che ci sia un'integrazione già prima, quindi nel periodo preconcezionale, e che venga preso almeno per tutto il primo trimestre. L'acido folico è contenuto in molti prodotti vegetali, quindi nei vegetali a foglia verde, in alcuni frutti, ad esempio nelle fragole, nel kiwi, nelle arance. Tuttavia si perde un po' con la cottura, per cui data l'importanza fondamentale dell'acido folico per la prevenzione di molte malformazioni, è importante che ci sia un'integrazione prima della gravidanza e durante tutto il primo trimestre. Il ferro è un altro micronutriente che purtroppo in gravidanza è carente, quindi lo possiamo integrare con gli alimenti, quindi sicuramente è bene la presenza del pesce, anche della carne e dei legumi che contengono ferro. Piccoli accorgimenti può essere ad esempio utilizzare la vitamina C contenuta in alcune frutta e verdura, se pensiamo ai pomodori d'estate o ad esempio le arance, finire il pasto con una spremuta di arancia. Queste sono strategie che ci possono aiutare l'assorbimento del ferro. Bene rivolgersi comunque al proprio ginecologo e tenerlo monitorato, quindi laddove è necessario fare un'integrazione, seguire il consiglio del ginecologo e farla. Se hai dei dubbi puoi rivolgerti alla clinica Mangiagalli e ricordati che in gravidanza è importante non mangiare per due, ma direi due volte meglio.